misura d'arrivo. Questa sera è veramente la prima riunione, poi ne seguiranno altre, poi loro spiegheranno sia tecnicamente e anche come intendono operare per i vari contratti, insomma, ecco, certo. Perché poi chiederanno, ognuno di voi ha determinate esigenze, chi ha esigenze, come dire, comuni di avere il collegamento internet a casa, chi invece ci deve lavorare ed ha determinate esigenze, chi invece ha addirittura necessità di avere servizi ulteriori, loro chiaramente come ditta sono come dire, in grado di fornire qualsiasi servizio. Noi veramente siamo contenti, io ringrazio intanto l'azienda che è la Mixo SRL di Pescara per l'ottimo lavoro, perché insomma da quello che mi dicono hanno fatto un ottimo lavoro. Ringrazio tutti coloro che nell'amministrazione hanno contribuito a questo risultato, che insomma Atri ne aveva proprio bisogno, perché insomma un po' per la nostra conformazione, un po' perché siamo un po' in ritardo in effetti rispetto ad altri comuni, per adesso almeno in questo siamo, come dire, non dico all'avanguardia, ma almeno alla pari dei comuni, perché è veramente un servizio oggi essenziale, ne abbiamo bisogno. Quindi non mi dilungo, perché veramente anch'io sono curioso di capire e di sapere bene come funzionerà il tutto, e quindi cedo la parola ai tecnici. Prego. Facciamo partire prima i commerciali. Sì. Ah, immagino. Buonasera, grazie. Quando buonasera, si parla di commerciali si parla sempre di arrivo in largo, in zona. No, io devo dare la luce, perché sennò. Buonasera, io mi chiamo Gaglieri, sono un socio della Mixo, quindi presente proprio la parte dei titolari, dei miei collaboratori, che non fa niente, anche se non mi vede. Non fa niente. Ringrazio il signor sindaco che ci ha permesso di potervi portare questa soluzione. Questa sera l'obiettivo, grazie al responsabile, che poi il dottor Bruni, che ha diciamo, in gestione queste cose nella nostra azienda, siamo arrivati a queste soluzioni che poi vedrete. Sono soluzioni fondamentalmente semplici, cioè non facciamo altro che prendere la banda da una parte e trasportarla con dei ponti radio laddove chiaramente non arriva normalmente, grazie, che ne so, dico alla Telecom, che solitamente è quella che distribuisce su tutti. La Mixo è un'azienda abruzzese e la cosa più importante di Pescara, e ci tengo a farvi capire una cosa, io faccio sempre un paragone con Tiscali, che è sardo. I sardi sono molto affezionati a Tiscali. Spero che gli abruzzesi siano affezionati all'unico provider che c'è in Abruzzo, grosso, che è presente, è nato nell'84, che è cresciuto diciamo nell'informatica e poi chiaramente si è presentato negli anni 90 quella che è internet, perché chiaramente la parte informatica vista come software gestionale o hardware era un qualcosa che andava scemando con l'avvento dei compatibili, con l'avvento dei supermercati, di un altro tipo di approccio, e quindi questo ci ha permesso di sopravvivere a differenza di altre aziende che invece sono rimaste legate a quel tipo di lavoro e magari poi sono cadute nell'oblio. La cosa bella che posso dire dell'azienda che io rappresento è che voi avete per la prima volta vicino casa la possibilità di andare a bussare fisicamente in questa azienda, di entrarci, cosa che non potete fare in nessuna azienda né di fonia né di internet. Faccio un esempio banale, dico Telecom. Andare a bussare a quale porta? Non esiste uno sportello pubblico, è giusto? Allora solo questo dovrebbe essere la totale garanzia che vi mette in condizione di dire ho la possibilità per la prima volta nella vita di andare a trovare il fornitore, di conoscerlo, vederlo fisicamente, andarlo a misurare, sapere se è uno che ha un sottoscala, che sta sotto un sottoscala, ha messo su due macchinette, ha organizzato qualche cosa e via. Quindi noi siamo in via Tiburtina numero 318, sui nostri siti ci sono oltre i numeri di telefono, quindi c'è anche l'indirizzo,
Quindi ci fa piacere se voi venite e venite a vedere le nostre sale dove abbiamo i sistemi. Ecco, ci tenevo a dire questo perché l'azienda Mixo è un'azienda che è cresciuta con le proprie forze economiche e quindi non ha mai potuto fare quelle manifestazioni sceneggiate da televisione, pubblicità o cose per farsi conoscere. Eppure pensate che oggi è tra le piccole aziende, diciamo, nel nostro settore, è quella che ha la rete di antenne forse maggiore d'Italia, perché noi non siamo presenti solo in Abruzzo, siamo nel Piemonte, siamo fino a Malles, vicino a Bolzano, siamo anche in Sardegna. Comunque dal nostro sito potete vedere, c'è l'elenco dove siamo presenti. Come ci siamo mossi per diventare così? Ci siamo appoggiati a, come si dice, a dei partner, cioè abbiamo cercato delle strutture locali sul territorio, perché il nostro motto non è quello di avere il call center che telefona a casa e ti dice vuoi comprare? Non ci crediamo molto. Il nostro motto è stato quello di avere proprio dei negozi di informatica locali che in qualche modo distribuissero il nostro prodotto e che allo stesso tempo fossero un supporto tecnico ai nostri impianti, perché se un impianto di Torino va giù non è che posso partire da Pescara e andare fino a Torino, devo avere uno lì, e chi meglio di un partner deve sapere come funziona l'impianto, come fa. E questo ci ha permesso di avere una rete di partner che, diciamo, sono quantizzati intorno ai 500 in Italia, che trattano tutti i nostri prodotti. Ho fatto una piccola carrellata così, tant'è vero che qui c'è un partner di zona e ce l'abbiamo lì seduto sulla destra, Valeri, che sarà sicuramente sempre disponibile a rispondere alle vostre esigenze, fermo restante che noi non stiamo a 200 km. Siamo estremamente vicini, però malgrado la nostra vicinanza abbiamo un partner di zona, c'è una persona qui sul posto che può in qualche modo supportarvi in quelle che possono essere le vostre esigenze per capire. Questa sera vi facciamo vedere in maniera semplice e veloce un po' qual è la filosofia che abbiamo adoperato per portarvi questo che si definisce la banda larga, internet, e che cosa potrete farne con questo. Per come noi l'abbiamo strutturata, la cosa interessante non è solo il fatto di portare internet dentro casa tanto per divertirsi, sì vabbè, quello è sicuramente il momento più bello perché permette l'evolversi di internet, ma in realtà noi abbiamo portato una soluzione simmetrica. Simmetrica vuol dire che alcune strutture locali potranno avere dei propri server, potranno fare dei servizi all'esterno perché avranno banda sufficiente anche per uscire, non per solo per scaricare i filmetti tramite Mule o quant'altri, che questo vabbè lo fanno tutti, ok, ma non è che serve poi a vivere. Ma quello che sicuramente serve a vivere è che se una struttura ha bisogno di dare dei servizi, dice ma io non ho queste potenzialità di comunicazione, non le posso dare questi servizi, mi devo spostare fisicamente, devo andare a vivere da un'altra parte. Invece facendo così uno può vivere in questi posti, tra l'altro questo non è che sia un posto remoto, noi abbiamo dei posti nell'Aquilano ancora peggio, però ci vengono degli inglesi, ci vengono delle società, ci vengono dei personaggi e se non hanno questo tipo di servizio se ne vanno, ci vengono a fare. Non riusciamo a comunicare. In questo momento, grazie a questa tecnologia che abbiamo messo in piedi, per esempio mio figlio dall'Irlanda mi sta vedendo, tanto per dirne una, no? Ecco, questo vuol dire l'evoluzione. Adesso passo un attimo la parola, se no io mi dilungo sempre troppo, dopo ci riprendiamo e veniamo al cuore della problematica. Adesso vi descriverà un attimo il dottor Bruni. Allora, grazie. Buonasera. Wireless, spero che sappiate tutti quanti che wireless significa che è una tecnologia di collegamento di reti senza fili, quindi ciò significa poter collegare più computer invece di usare il classico filo di rete, poterli collegare utilizzando le onde radio,
quindi in modo simile a come riceviamo la TV di casa, in modo simile a come riceviamo la radio FM che sentiamo in macchina. Stesso tipo di simili di onde radio, però su queste onde radio vengono convogliati i byte e i bit del computer, delle trasmissioni dei computer. Il primo dubbio è, ok, adesso avete messo queste antenne in giro per il territorio, per il vostro territorio comunale, quindi vuol dire che io col mio portatile, visto che il mio portatile è wireless, posso collegarmi alla vostra rete e navigare su internet quando sono in giro per strada, in piazza. Non è proprio così, perché ovviamente come non pretendete, anche se il vostro portatile o il vostro PC ha la tecnologia wireless, non pretendete ovviamente di usarla per guardarci la TV o sentirci la radio, perché sono due frequenze, sono due tecnologie differenti. La stessa cosa è per questo sistema. Questo sistema, mentre i vostri PC, gli access point che si comprano nei vari ipermercati e nei negozi di elettronica, sono degli access point a una frequenza di 2.4 GHz, il ponte radio, la distribuzione sul territorio che invece facciamo noi con le nostre antenne, è una distribuzione ad un altro range di frequenze, posizionato intorno ai 5 GHz. Ciò vuol dire che i vostri portatili non sentono, quindi neanche la rilevano, se fate ottieni rilevazione delle reti locali, non le vedete, perché stanno completamente parlando su due livelli differenti. Questo ovviamente non l'abbiamo fatto perché siamo cattivi e perché vogliamo evitare questa cosa, anzi. Il problema è che mentre il 2.4, magari chi di voi ha in caso, ha provato degli access point 2.4, sa benissimo che una volta che si allontana già magari di un paio di stanze oppure sta da un piano all'altro, gli access point non funzionano, perché sono delle potenze talmente basse che non riescono, in campo aperto non riescono a superare neanche 100-200 metri di distanza. A 5 GHz invece si riesce a ottenere, posizionando un'antenna su un territorio, dei raggi che sono dell'ordine di anche 4, 5, 6 km, anche arrivando ai 10 km. Per cui stiamo parlando di scelte tecnologiche che sono state necessarie. Quindi non potete andare col portatile e collegarvi direttamente alla rete wireless VDSL. A meno che un giorno qualcuno decida di fare un hotspot, come il sindaco è uno che ci vede, magari in piazza, dice facciamo un hotspot. Se fa un hotspot, quello ovviamente si fa un alto salto di qualità, è possibile, sì, non copre un raggio di circa quello 200 in campo aperto, 200-300 metri, 200-300 metri, non di più, ovviamente. Certo, poi è possibile rilanciarlo, non lo fa, deve fare, cioè è possibile estendere le aree mettendone più, esatto, coprendo. A oggi queste, scusa, oggi questi hotspot dovrebbero essere negli alberghi. In buona parte, cioè, sì, noi abbiamo, noi come Mixo abbiamo già una cinquantina di hotspot, sì, anche più in Italia. Sì. Abbiamo l'aeroporto di Bolzano, la questura di Bolzano. Abbiamo vari alberghi, a parte a Pescara, vabbè, non farete, Pescara ci siamo, l'aeroporto, il porto turistico, l'Ipercoppa. È chiaro, tutti questi posti, ma sicuramente in alcuni posti hanno cominciato a pensare a mettere le piante. Chi dal bar si vuole collegare? Questo è simpatico, perché è chiaro che non si obbliga a entrare per forza in un locale, quindi magari compri una card da un giornalaio, ti fermi in piazza, se c'è il sole, se c'è il bel tempo. Queste qua per esempio sono i posti, e questo dove sarà siamo, sicuramente il prossimo passo che l'amministrazione vuole fare. Sì. Ecco, questi sono però gli hotspot, quindi lì dovete stare dentro fisicamente al posto. O anche per esempio ci abbiamo alcune marine, quindi in realtà sono spazi aperti, però anche lì 100-200 metri, soprattutto se stai dentro la barca non prendi, perché purtroppo in Sardegna abbiamo, insomma, sono tecnologie, la 2.4 GHz poi è una tecnologia che praticamente viene usata da tutte gli apparecchi wireless, quindi vari telecomandi dei cancelli, il cordless che abbiamo a casa, i rilanci wireless per rilanciare, che ne so, Sky, ho detto bene, dal posto dove abbiamo il decoder, magari alla camera da letto, tutti quelli lavorano a 2.4, per cui è un bolgia di casino su quelle frequenze, per cui, i bambini, per sentire, esattamente, anche il baby control, pure quello che tutto, perché la 2.4 è la frequenza liberalizzata, quindi io posso costruire degli apparecchi
a 2.4 GHz e venderli senza dover rendere conto a nessuno o acquistare delle licenze per quella frequenza, per cui si sono buttati su tutti quanti su quei spesso vuol dire che a noi ci ha fatto piacere che alcuni colleghi, io li chiamo sempre colleghi, non sono concorrenti, però si sono messi a 2.4 e come si dice stanno piangendo amaro e allora sono venuti a noi, ho detto prendilo tu perché io non ne posso più. Scusa, perché vuoi vendere l'esclusiva della frequenza sui no, no, assolutamente. No, il ministero va assegnato. No, su quello lì non c'è, poi infatti adesso faccio. È una scelta tecnica che potevano fare chiunque, solo che chiaramente molti hanno sempre. Molti si pongono avanti il problema dell'utenza, dice l'utenza, ma si mette il pennino, aiuta al PC e lo risolve, ma perché gli devi dare tutta sta rogna all'antenna? Capito? Perché il 2.4 non funziona. Vendere un prodotto così è banalissimo, che ci vuole? Ma è un casino. Infatti questa gente mi ha chiamato dalla Liguria, mi ha chiamato dall'Abruzzo, da vari posti che hanno fatto questo. Non ne possono più, perché? L'USB ha i suoi problemi, per cui il PC per qualche ragione non lo sta vedendo in quel momento, e quello telefona al provider, dice non funziona niente. Il 2.4 ha i suoi problemi di interferenza, insomma queste piccole aziende che hanno provato così si sono suicidate da sole in qualche modo. Le penne di 3 di Alice, quelle viaggiano, quelle sono dei cellulari. La pennina di 3 è un cellulare, tant'è che dentro ci dovete mettere la SIM. Quelli viaggiano a 900 MHz, sono cellulari. Quello va tenuto vicino. Sì, vabbè, ma voglio va tenuto però vicino qua, c'è da tenere un tutti sapere che i telefoni fanno male, no, quello va tenuto vicino, però c'è da tenere un altro discorso. Allora quello sfrutta le varie pennine degli operatori di fonia, sfrutta ovviamente le antenne cellulari, quindi sfrutta le stesse bande di frequenze dei cellulari. Siccome le antenne dei cellulari sono principalmente dedicate ai cellulari, tutti gli operatori, chiunque, hanno delle priorità differenti, quindi ovviamente i cellulari privilegiano il traffico voce. Allora se voi, per esempio, faccio un esempio banale perché è il caso proprio nostro, al centro di penne passeremo tutti quanti, sai che ho fatto la domanda, siamo tutti con le penne in Italia, certo. Passeremo tutti quanti, no, io faccio l'esempio del centro di Pescara, volevo anche per quelli che ci stanno seguendo, del centro di Pescara, al centro di Pescara il telefono 3G va male, ma non perché stai distante o non sei coperto, perché c'è molto traffico cellulare. Cioè, già ti sposti dove stiamo invece noi, sulla Tiburtina, dove c'è anche lì la copertura 3G, già il cellulare, navigando col cellulare con la copertura 3G di Vodafone, Tinno, quello che sia, va meglio, perché è minore sulla cella cellulare, non è minore il traffico voce. Praticamente, per esempio, alla mezzanotte di Capodanno scordatevi di navigare, perché non funziona neanche la voce addirittura. Ok, allora, per quanto riguarda, come adesso dicevamo, le frequenze, sono due i decreti, qui vado molto veloce, sono due i decreti sostanzialmente che hanno permesso questa cosa e hanno permesso la creazione degli hotspot a 2.4 GHz. Il primo decreto è quello che appunto ha permesso a soggetti registrati di creare in ambito circoscritto, quindi il classico bar, aeroporto, albergo, area di servizio, degli hotspot, cioè delle aree wireless, in quel caso ovviamente a 2.4 perché di solito si pensa a un'utenza mobile che ci va effettivamente col portatile, da dare, da rivendere sostanzialmente. Quindi io copro quest'area in wireless, dopodiché se tu vuoi navigare devi acquistare qualcosa, una card, e dopodiché puoi navigare. Questo però poteva avvenire solo e soltanto in ambito ristretto. Quello che ha permesso il passo successivo è stato questo secondo decreto che ha sostanzialmente cassato la parte dell'area confinata, quindi ha permesso agli stessi soggetti che prima facevano gli hotspot di fare dei ponti radio, quindi di distribuire, sia di fare dei ponti radio per portare la banda, la larga banda da un punto dove c'è ad altri punti, sia poi di distribuirla sul territorio liberamente. Come funziona sostanzialmente portare larga banda in un comune o comunque in un'area non coperta? Si fa per salti. Siccome tutte queste tecnologie, come anche la 2.4, ma ancora di più la 5, sono delle tecnologie a vista, cioè io devo poter vedere l'antenna. Allora, i ponti radio, allora io devo partire da un punto dove c'è ovviamente larga banda, quindi non neanche una larga banda di tipo ADSL, perché se poi io quella di ADSL la devo dare a 100 utenti non va bene. Non posso prendere una 20 megabit di telecom e darla a 100 utenti perché
mi sparano contro. Devo prendere della connettività tipo in fibra ottica, quindi devo partire da un punto dove c'è fibra ottica e da lì sperare di riuscire, facendo tanti salti a vista l'uno con l'altro, di arrivare dove c'è la richiesta, dove non c'è la larga banda terrestre col filo e dove c'è richiesta di connettività. Per esempio, vi faccio un esempio, c'è un progetto, uno di quelli di prima che ho, c'era in una slide, che è un progetto della Regione Abruzzo che prevedeva la copertura sempre tramite ponti radio dei comuni della zona tra Popoli e L'Aquila, che si chiama, il progetto che abbiamo già realizzato, rivalutazione dei siti svantaggiati con l'utilizzo dei vecchi percorsi medievali. Uno dice, ma che cavolo c'entra questa roba con il guardo? C'entra perché lì hanno usato uno studio già fatto da degli storici che faceva vedere i vari punti di avvistamento medievale, perché prima ovviamente quando bisognava comunicare un messaggio, cosa faceva? Si accendevano dei fuochi, ovviamente i fuochi sono a vista, per cui c'erano tante rocche su cui accendevano questi fuochi e quindi riuscivano a trasportare un messaggio. La Regione Abruzzo sarà quella di... Voi siete il prolungamento, diciamo così, a 5 della fascia del valore, no, non ci portate fast web, no, non usiamo fast web. A 5 giga. Non usiamo fast web, perché fast web è un operatore locale italiano. Noi invece usiamo della fibra, che poi c'è una slide, di un operatore internazionale. Però sì, è simile. Allora, questa qui. Spero si veda ancora meglio. No, non si vede, però c'è un manifesto. Diciamo che la nostra rete in Abruzzo sono i vari punti. Non di distribuzione, ma di ponti radio per portare poi la distribuzione in un altro punto. Quindi sono le dorsali, cioè sono i punto che da Pescara. Ecco, volete vedere dove arriviamo? Allora, noi siamo qui a Pescara. Pescara, c'è un punto, quindi due antenne che si guardano a vista su Moscufo. Da Moscufo c'è un altro punto, cioè due antenne che di nuovo si guardano a vista su Atri. Quindi e sono da Atri, ponti, e qui improvvisamente siamo. Potete anche notare che sta rete è, come si dice nel gergo tecnico, magliata, nel senso che se per caso cade questo ponte radio ci si può raggiungere da tutti gli altri giri. Se dovesse cadere anche questo, ci sono vari percorsi possibili. Questo sta a significare che abbiamo un grande impegno, tenere sotto controllo il tempo, perché tutto si può rompere, no? Nel caso dovesse cadere un link, poi noi abbiamo dei sistemi che ci avvertono via SMS, per cui diciamo che i tempi di risposta sono abbastanza veloci, fermo restando che la rete rimane su in automatico. Questi link, questi pezzi in viola invece, che si vedono qui tra Mixo ed Alba Adriatica e tra Alba Adriatica e Potenza Picena, sono invece delle tratte in fibra ottica. Sono delle tratte in fibra ottica, quindi diciamo a banda praticamente illimitata, perché sono fasci da 3.000-4.000 fibre ottiche, quindi diciamo che come larghezza di banda è infinita, dell'operatore su cui adesso con cui abbiamo la partnership, che è Interroot. Questa invece è la rete a livello mondiale di Interroot. Noi stiamo qui, Pescara, e ci troviamo sulla tratta, sulla dorsale adriatica, che da Bologna scende fino a Bari, poi va a Napoli e risale su Roma. Quindi è stata spillata. Sì, esattamente, è stato tagliato, diciamo, una di queste fibre ottiche, portata in Mixo, richiusa, in modo da richiudere l'anello. Che ovviamente non l'abbiamo spillata solo lì, in realtà anche Alba Adriatica. È spillata proprio fisicamente oppure? Sì, sì, viene proprio fisicamente tagliata, contatto fisico, risaldata, allungata e risaldata. È un apparato che si chiama Mufle. E diciamo che poi da Roma, pure questa, pure ovviamente la rete Interroot a maggior ragione, perché Interroot, prima parlavamo di Fastweb, cioè Interroot è dove uno dei soggetti a cui Telecom, Fastweb, Tiscali acquistano banda. Quindi Interroot è un livello ancora superiore a Telecom, sono i fornitori dei nostri fornitori di connettività ADSL. Ok, allora, una volta che siamo arrivati con questi salti tramite ponti radio sul territorio, c'è la parte di distribuzione, cioè c'è un punto su cui viene poi irradiato sul territorio a 360 gradi o in modo più piccolo se c'è necessità, se magari un'area non serve perché magari abbiamo dietro le spalle la montagna, allora ovviamente. Questo diciamo è l'access point che si trova sul campanile qui sulla casa. E diciamo che per arrivare all'utente finale c'è bisogno di qualcosa, come dicevo, da mettere
sull'utente finale. Noi lo chiamiamo Connect Box. Scusa. Sì. Qui abbiamo fatto vedere un'immagine per far capire in generale che quando facciamo anche un ponte radio, vedete questa antenna quadrata, qui si vede un tetto, bene o male, antenna quadrata e ponte radio, queste sono le antenne trasmesse. Non siamo neanche invadenti, cioè non è che abbiamo antenne come siete abituati a vedere con i cellulari, no? E poi spesso vengono nascoste, è un'antenna televisiva, voi mettete una poca potenza, vero? Sì, questo voi a quelle frequenze là mettete una potenza minima. Esatto, ma perché la legge che noi poi, noi siamo noi che siamo. Quindi praticamente per esempio in questo impianto qui, questa antennina qui è quello che dicevo, la punto punto, cioè la dorsale, questa qui guarda un altro punto, che magari a sua volta guarda un altro punto, fino ad arrivare a un punto dove finalmente c'è fibra ottica. Queste antenne qui invece sono collegate ovviamente tramite cavi di rete, la distribuzione sul territorio, quindi c'è il valenza, sono le antenne su cui voi vi connettete, voi vi attaccate. Avere delle avarie elettriche, certo, cosa succede? Che bisogna intervenire a mia spesa, che succede? Una avaria elettrica sul punto centrale o a casa sua? Questo, no no, in generale dove avete messo. Certo. Vabbè, sono dei gruppi di continuità, quello no? È ovvio. Sì, no, le avarie elettriche, le avarie elettriche tutto si può rompere. Successo, successo. Succede alla televisione, succede nel telefono. Tre, dietro, nel 2006. Se volete vi faccio vedere il mio telefonino quando sono su un traliccio ghiacciato. Lo faccio vedere, cioè, qui, nel 2000 personale. Quando andiamo su questi posti, mentre voi state al caldo, come mai? Per esempio nel 2006 è successo a Caramanico. Guarda perché qui la zona, spesso... Fulmini. Fulmini. Abbiamo un ponte sulla Maiella, mi è passa lanciato sulla Maiella, quindi è detto tutto. Ma sono state le Olimpiadi anche la luce, quello che c'è la neve. Ma in maggio insomma che no, nel 2006 noi dopo due giorni avevamo i City Park, abbiamo un convegno di informatica alle terme di Caramanico, due giorni prima Fulmine ha bruciato non i nostri impianti sulla Maiella, ma tutti i ripetitori televisivi, quindi canale 5, tutto qua. Siamo dovuti andare e riparare. Non succede niente perché sono le batterie da un po', questo è un dato di fatto. Ma se la via la corrente per la giornata intera, sì, sì, non riesce. Le batterie da non sono così. Io intendevo nell'arco di tempo di magari 5-10 minuti. E quello non ve ne accorgete, non lo vedete proprio, no? È un po' come il PC, vi ricordate i gruppi di stabilizzatori che si mettono sotto il PC, a cosa servono? Perché se va lì la corrente per 5-10 minuti, vale. Noi abbiamo delle batterie banalissime, non è che ci servono, perché il consumo è un 48 volt, 24, quindi il consumo poco, niente. E sono in grado di reggerci tranquillamente 8-10 ore, si suppone che in 8-10 ore ovviamente può tornare, si pratica come un allarme. Poi abbiamo un sistema di allarme cellulare che ci dice che è andata via la corrente che è entrata in batteria. Quindi siamo su chi vive, come si dice. Siamo lì a capire se tornerà questa corrente. Uno vale riparte da te e può permettere la corrente. Giuliani con l'altro giorno è andato tutto il paese giù. Noi ce ne siamo accorti, ma se ne sono accorti pure i cittadini, perché sono saltati i televisori, saltati, hanno bruciato mezzo mondo. Ma non per colpa nostra. Non per colpa nostra, perché ultimamente sta succedendo una cosa strana, i fulmini che stanno arrivando, non arrivavano, non l'avevamo mai visto nella nostra vita. Quando è stato, sto parlando di tre giorni fa. Sì, anche qui. È arrivato un fulmine, è bruciato mezza illuminazione. Ah, il solito disastro. Non ci ha fatto niente. Eppure siamo sulla chiesa madre, sul campanile, una volta penso signore, se no, facciamo così. Ma dica, la legge lo scarica a terra con tutte le cose, eccetera. Ah, no? Vabbè, ho capito. Altrimenti vuoi far vedere. Ma tu dove la tocchia a procediamo. Allora, questa qui diciamo è la parte
dell'utente finale, poi vi faccio vedere proprio fisicamente come si attacca. Diciamo che questo è quello che noi chiamiamo connect box, che lo potete vedere anche, poi vi faccio vedere quello lì. Io l'ho portato proprio in questa è la scatola che vi arriva a casa. E questa che vi arriva con a corredo, tra l'altro, un cavo di 10 metri. Poi vi spiegheremo. Poi vi faccio vedere esattamente, pure proprio fisicamente come si attacca. Ma è quello che ci sta dando la banda adesso, praticamente, è solo montato sul palo. Quello con cui si apre, certo. Sì, sì. Sono curioso proprio di... lo apre e comprato, questa è la verità. Io ne ho bisogno, quindi sarò tra i primi clienti. Ecco, posso aprirlo. Vuoi dire due parole tu? Quello che va dentro casa, quello lì. Esatto. Quello va fuori casa. Ecco, adesso, qua dentro, sì, qua dentro è dentro casa, tanto perché... Per dire, deve stare, è fatto per l'esterno. Fatto per sì, sì, ma mo dopo facciamo un po', facciamo nell'aria. Qui c'è la parte, diciamo, più soft, più leggera, più delicata. Ma quanto costa sta merata? Cioè, detta così, 19 euro, non c'è niente. C'è qualcosa sotto? C'è qualcosa sotto. 19 euro più IVA, io ci tengo a precisarlo, c'è scritto poi, lo vedete, in realtà non è neanche un caffè al giorno, per avere la possibilità di stare 24 ore su 24 su internet, certo spero non so per scaricare film e musica, ma per lavorare, per fare qualcosa di utile, no, spero. E invece sono tutti stati 24 ore, 24 a scaricare, beh, con un euro neanche. Utenza privata può assolvere finalmente, credo, a questo, dandovi chiaramente una qualità di banda accettabile, una 1280 256, ovviamente vi diamo anche un indirizzo IP statico, questo sarà molto utile per indirizzo IP statico voi, pubblico perché vi permette di, che ne so, di collegarvi alla vostra azienda. Quindi da casa, se vi dico una cosa brutta, volete lavorare per l'azienda, avete l'indirizzo pubblico, quindi potete creare un peer-to-peer, diciamo, dedicato, quindi dove nessuno entra. Quindi questo è estremamente utile per quanto riguarda chi vuole veramente lavorare con il computer e quindi con internet. Vi diamo una banda minima garantita, vuol dire che non andiamo al di sotto di questo numero, 256 kbit per secondo, diciamo al 90%, perché fatto 100 le volte che voi entrate, diciamo, ci potrebbero essere 10 volte che potete stare fuori. Cioè non vogliamo mai dire un 100%, mi sembra una cosa, una frase che non esiste. Dire una cosa è certa al 100%. Quindi manco la vita è così. In entrata e uscita è... Allora qui vedete l'entrata è così, l'uscita è così, è asimmetrica, così come è la normale ADSL, asimmetrica. Se vogliamo andare invece in simmetrico, come vede andiamo su un'offerta che è più rivolta, sembrerebbe aziendale, fermo restante che la può comprare chiunque, ovviamente. Questa è un'offerta che sicuramente è ancora più performante per chi deve mettere dati fuori, chi fa molto upload, no? Per chi ha un piccolo server web in casa si fa per dire, insomma, un'attività di grafica, che ne so, un'attività di questo genere sicuramente interessante. 5 caselle email, filtro di lente spam, vabbè, solite menate. Apparati incomodato d'uso, ecco la cosa interessante è che gli apparati in realtà sono incomodato d'uso, quindi non ve li vendiamo, cosa che facevamo una volta, io infatti mi sono anche permesso poi di portare dei Debrina, forse lei ha già visto, sì. Sono vecchi Debrina, se lei li apre vede che le antenne prima le vendevamo a 180 euro, 180 euro, e non è che adesso ce le regalano improvvisamente. Però vediamo incomodato d'uso per spingere questo prodotto con un costo di attivazione di 70 euro che non ripaga il prezzo che noi paghiamo l'antenna. Questo però vi garantisce incomodato d'uso che in effetti
non è che è scaduta la garanzia, se non funziona più non si può fare. Non lo vedete, ma vedete come un bandaggio. A questo, ecco, questo è l'apparato che quindi avete appena visto, di cui stiamo parlando in comodato d'uso. C'è un altro apparato che chiaramente porta un po' più avanti quello che è, diciamo, la nostra soluzione. Non vi diamo solo la possibilità di navigare, ma anche la possibilità di telefonare. Telefonare con la tecnologia VoIP. Tecnologia che forse molti conoscono. Che tra l'altro è una tecnologia che viene offerta anche dalla stessa Telecom, quando comprate anche il normale numero di telefono. Questo funziona, che caso ne è coperto? Quindi anche Telecom si sta spingendo verso questa logica. Tecnologia poi questo in realtà è al telefono. Sta sempre meglio crescendo. Fate una prova, stai telefonando. Qualcuno ci telefona sul pronto? Cavo! Questo è il teatrino. Tutto bene? Teatrino di Marcello. Ciao ciao caro. Cos'è successo in questo momento? Perché poi detta così. No, vabbè, dopo facciamo vedere i collegamenti. In realtà è successo che abbiamo ricevuto la telefonata su quell'antenna e abbiamo trasformato da dati in voce grazie a un banale apparato che è questo qui. Questo apparato praticamente converte la voce in dati e viceversa. Su un telefono normale. E quindi abbiamo collegato, come potete vedere, un banale telefono, il vecchio Sirio che molti hanno, o un Cordless o qualsiasi cosa, perché è ha un'uscita RJ11 tipica di quelle telefoniche. Ma quello poi che io, vabbè, che posso chiamare, d'accordo, ma poi quello... Qual è il numero che, esatto, che è stato chiamato? Esatto. È stato chiamato un normale numero di geografico. Se volete fare la prova, 085 799 6618. Non è prezzo. No, io sto parlando di questo. Mi stavo dicendo il numero. Se io poi voglio dare questo numero voi, no, a qualcuno. Lo deve dare. 085. Me lo assegnate voi. Certo. Me lo assegnate voi. Siamo ecco. Quindi l'assegnazione la fate voi. Certo. Fermo restando che esiste sempre il concetto di number portability. Evolve la faccenda del voi. Faccenda del voi perché sta prendendo piede chiaramente. Ma in contrasto su non c'è Skype sul computer? Skype. Sono completamente indipendenti. Questo non funziona, cioè non c'entra niente col computer. Cioè possono anche non averlo il computer a casa con questo sistema. Come il mio. Tra l'altro lei sa che se adopera Skype, se vuole telefonare a un vero telefono, deve pagare. Se invece telefono per PC, non paga niente. L'unico dubbio che c'avevo è che assegnare allora, il voi. Quindi voi nel momento in cui faccio il contratto e faccio anche per prendere pure il VoIP, se mi assegnate un numero. Sì, sì. Se vuole, se ovvio, c'è un numero Telecom e lo vuole dismettere e conservare il numero, è possibile portare anche il numero. Ecco, entriamo in questa discussione del VoIP. Quindi il VoIP perché entra adesso nelle famiglie? Perché le famiglie, come la mia, come la vostra, sicuramente sente la necessità di non avere la sorpresa della bolletta, questa è la realtà. Cioè, arriva sta cavolo di bolletta ogni bimestre, ma quant'è? Lei sa quant'è la prossima bolletta? No, no, no. No. Lo decide l'hacker che cioè, sta so andando. Forse in linea di massima qual è l'hacker. So di sicuro il fisso quant'era, vabbè, quello lo so, bene o male, la mia è sempre quella. Ma tutto il resto è un incognito. Ecco, diciamo che noi siamo a due vittime, tutti due noi abbiamo pagato bollette perché ci hanno perso il virus, no, con la linea tradizionale normale. Sì, 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 avete chiamato il Bahamas. Quando è arrivata la bolletta, lui 600, io 800 certo, euro. Ma è che abbiamo tagliato la linea. Come me, no, sì. I miei figli mi hanno fatto arrivare 60 euro in più perché erano chiamati. Il vantaggio del VoIP è che queste chiamate non sono possibili. Quindi anche volendo chiamare un numero di quelli sexy, diciamo, chiamiamoli sexy, il telefonico, non te lo fa. No, se un figlio o una persona... No, ma ci sta la gente che ci sta vedendo. E si usa molto. Arriva gli sms. Per quanto riguarda lo Stato, è uno di quelli che prende più soldi sulle chiamate sexy, perché gli impiegati statali fanno questo. Molti, senza che paga, quindi nessuno può controllarlo facilmente, il VoIP non te lo fa fare. Te lo fa fare perché nella lista, diciamo, dei suoi
numeri, quindi non sono accettati perché vogliono 5 euro, 10 euro, 15 euro per un minuto, o comunque scatta la vita. Quindi sotto questo punto, ma dicevo, la cosa più importante per la famiglia è che non ha più la sorpresa, ma può gestire cosa? L'uso del telefono. Il telefono fisso in casa è un fatto psicologico, ci deve essere psicologico, perché io se ti chiamo a casa so che ci sei. Posso fare una domanda, dottor? Sì. Diciamo che tutti quanti noi cittadini di altri ci mettiamo l'antenna, il VoIP, eccetera. Il sindaco del suo ufficio può fare la teleconferenza a tutti quanti noi, ci parla online? Questa è un'altra. Beh, no, lì poi ci vuole, credo, un'altra tecnologia, però insomma. Però c'è da dire una cosa che lui ha indicato, che le telefonate intra VoIP, cioè tra due persone che hanno VoIP, sono gratuite come Skype. Gratuite, è ovvio. E vi spiego anche spiegalo bene questa cosa. Quindi cerchiamo di capire l'evoluzione di questi VoIP. Il VoIP cosa sta cercando di fare? Sta cercando di creare delle comunità, questo è il concetto, no? Che vuol dire che se voi presenti aveste tutti il VoIP gruppo, voi tra di voi vi parlereste a gratis. Per un banale fatto semplice, che quando fate una telefonata con il VoIP, tra di voi, sulla stessa rete Nixo, non uscite da internet. Quindi non usufruite delle centrali di fonia di altri. Perché il VoIP comunque si paga qualcosa? Perché in quel momento voi volete chiamare una persona che non è su internet, ma che ha un normale telefono. Quindi il VoIP trasporta la chiamata alla centrale, dalla centrale poi passa sul normale telefono. E quello vuole essere pagato. Chi è quel telefono? In Fortrada? Beh, allora in Fortrada vuole essere pagato. Di Telecom? Telecom, o chi che sia. Quindi il VoIP cosa può generare per una comunità? La possibilità che se in determinati uffici, che ne so, in farmacia o in determinati locali comunitari viene messo, se lei chiama quel locale comunitario lei non paga niente. Questa è una rogna per quell'altro, dice, oh, che sai quante telefonate mi fanno. Però dicevo, in famiglia è interessante il fatto che è un fatto psicologico, bisogna avere un telefono. In realtà poi si adopera molto il cellulare, perché molti dicono chiamando da cellulare a cellulare si spende di meno e così via, e così anche vero. Però il telefono fisso non ne puoi fare a meno. Allora, mettendo il VoIP si può arrivare a sostituire l'altro telefono, quello che avevo con Telecom o con chi altro, recuperando anche il vecchio numero, quindi non abbandonandolo. E quindi questo vuol dire che non devo ricomunicare il numero che mi ha dato Mixo a tutta la gente, no, recupero il mio vecchio numero e copro il numero che ha dato Mixo. Mixo trova sempre il numero e viene con me, portatevi dare il numero, che poi ha un costo una tantum di 20 euro mi sembra, fatto, finito lì, non è un costo più. La cosa bella è che il numero di telefono, quanto costa l'abbonamento? 25 euro l'anno. Ma non è che diciamo che dobbiamo essere buoni. Forse mi viene il nome, acquisto del nome. Quando mi chiamo un telefono a pescare a me sul VoIP, su quel numero che io ho sì. Dato, quando pagano, li paga di più o paga di meno? Non è colpa sua di quello che paga lui, è colpa di colui che gli ha dato il telefono. Sono abbonato di Telecom, avrà una tariffa di Telecom. Sì, ma solo perché chiamo un numero mixto paga di più? Paga no, 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 paga uguale. No, cioè non è un numero mixto. Lei come se avesse un sì, numero sì, okay, d'accordo. Quindi quello che chiama paga in base alla tariffa che ha previsto di Urbano, perché sta facendo nazionale, poi non esiste più l'Urbano interurbano, in realtà ormai è tutto nazionale, no? Così come quando lei chiama un cellulare pagherà la tariffa, se chiama te ti meno, se chiama Infosati un po' meno, se chiama un po' meno, chiaro? Quindi dipende da chi chiama, con quale abbonamento ha lui. Non a chi sta chiamando, perché lei non è uno che chiede soldi. Se io chiamo lei, io devo. No, cioè, vabbè, io non quelli non sono quei numeri a pagamento tristi. Allora, c'è un numero di Telecom, lo disdico e do il numero a lei. Dai il numero. Dopo, quelli che mi sono abituati a chiamare la sera di andare a buonanotte, dopo lei che abbiano una sorpresa che prima no, no, non sarebbe assolutamente niente. Potrebbe avere se fosse un numero in decade particolare, 177, che ne so. E lì no. Le sorprese ci sono, quello paga per una
io chiamo 085. Ci sono ancora due o tre punti da chiarire. Innanzitutto, il VoIP ovviamente non ha nulla a che vedere svincolato dal discorso VDSL, cioè il VoIP funziona, cioè questo apparecchietto qui funziona anche per chi ha linee terrestri, cioè ADSL classica, non ha nulla a che vedere. A casa non ce l'ho la possibilità di avere l'antenna perché sono coperto, non ho una DSL, però c'è il VoIP. Da due anni che non ho più il telefono. Certo, il VoIP non è sempre il 100% di quello che è il normale telefono, può non esserlo. Quali possono essere le ragioni? Semplici. Nel momento in cui noi stiamo parlando con il VoIP, magari qualcuno poi potrà fare, se il mio PC di casa sta operando con software strani, vedi Mule, e magari io sto scaricando qualcosetta, in realtà non sto scaricando nulla. Magari sto mandando pure un sacco, e chi adopera il software lo sa, senza, diciamo, non è che non se ne accorge, si può vedere, c'è il sistema per vedere, sto saturando la banda di traffico dati. Che mi rimane questo telefono? Niente, cioè, perché Emiul mi si sta prendendo. Quindi c'è il rischio, in quei casi, se io adopero contemporaneamente, pesantemente, d'altronde la fonte una, che io magari, bene o male, sento bene, signore che mi chiama, quello di là mi fa fatica a sentire, perché questo tubo l'ho saturato, quindi ci può essere queste cose, quindi ci vuole un po' di accortezza, però questa accortezza fa risparmiare un mare di qua, quindi nel momento in cui io mi devo ricaricare, gestisco il VoIP come il cellulare, e io vado sul sito web, chiedo di mettere dei soldi sul mio telefono fisso. Se non li metto, io comunque ricevo sempre le telefonate. Quindi nel momento in cui vedo che in famiglia c'è un abuso, io me li metto. Non sono isolato, perché le chiamate le ricevo lo stesso. Vabbè, ormai sono... E comincio a frenare quella che è l'emorragia, perché i miei figli facevano mano destra il loro cellulare, mano sinistra il mio telefono di casa, tanto il pezzo che pago lo sempre io. Però dice sul cellulare papà mi deve ricaricare, quindi se ne accorge. Su quella è arrivata la bolletta. A me mi arrivava la scopata. Ti ricordo che c'è tuo figlio comunque. Ti sì, figlio. Se mi sente. Beh, quello che succede a tu. Comunque no? Precisa pure che le chiamate di emergenza funzionano sempre. Oh, poi ovviamente la cosa bella che ci distingue con Skype. Con Skype lei non ha un numero geografico, lei è un numero di un PC, quindi non potrà mai chiamare un numero di emergenza. No, per dire qual è la differenza tra il VoIP in generale e tutte le altre cose che sono completamente diverse, che sembra che funzionano uguale, ma non sono così. Cioè da qui lei è identificabile da un 118. Da lì lei non può chiamare il 118 perché non sa da dove sta chiamando. L'altra differenza ovviamente è che non c'è bisogno del PC, cioè questo funziona col telefono, cioè, dal punto di vista dell'utente che non sa usare il PC, cioè tipo la signora anziana, dal punto di vista suo non gli cambia assolutamente niente, cioè prima aveva quel telefono, dopo si trova lo stesso telefono e magari il figlio, il parente più smaliziato che a monte gli ha attaccato la DSL e questo oggettino. Inoltre non devo avere il PC acceso, quindi la differenza ovviamente su questo discorso. Ecco, questo è un brutto, sì, perché di solito Telecom quando invece avete Telecom, se non c'è corrente il telefono funziona, e questo è vero, quindi non lo rifate, quindi attrezzatevi per la corrente. C'è il telefonino. Mettetevi le batterie in casa. Però c'è un vantaggio strano che magari di cui non avete riflettuto. Allora, questo soggettino qui sostanzialmente è un apparecchio di rete ed è ha assegnato un numero di telefono 085 qualcosa, quindi come diceva prima il signore, se qualcuno da Pescara o da Atri che sta sulla telefonia normale Telecom mi chiama, la telefonata è nazionale e urbana. Se io per motivi di studio, lavoro e altre cose vado per due mesi negli Stati Uniti e mi porto dietro questo apparecchietto e lo attacco alla connettività che ho negli Stati Uniti, cosa succede quando qualcuno da Atri chiama quel numero di telefono? Mi squilla il numero di telefono degli Stati Uniti. Ma non lo fate perché sennò vi mando in galera. Ma la chiamata è urbana.
Ah, qui mi ha registrato, mannaggia. Però è una cosa che ovviamente, però se chiamate il 113 ci risponde il 113 di Atri, di... Ma il vantaggio è che detta così, i vantaggi bisogna dirli tutti, belli e buoni. Questo non lo so, si deve un apparecchio di radar, qui quando viene iniziato tutto il tempo, dovunque sta in internet risponde, poi dove stai fisicamente. Qua, però per legge, no, il vantaggio è che se una famiglia c'è un figlio che studia negli Stati Uniti, sì. No, no, studia all'università, per dire, a Milano. Dottor, per avere, parliamoci chiaro, noi siamo tutti poveri disgraziati, no? Sono grato. Andiamo tutti avanti, poi come buono. Il contatto che dobbiamo fare è quello da 29 euro, se vogliamo avere un servizio decente, se no ci ritroveremo lo stesso, problemi di sempre. No, la cosa bella di tutto questo che avete a che fare... Cioè, questo qui adesso è il classico 1080-256. No, no, hai detto una cosa giusta, che è un elefante che per muoversi sempre... No, voi potete entrare come meglio vedete con un contratto e passare quando volete a un altro contratto. Avete a che fare sempre con un'azienda estremamente elastica. Tecnicamente per navigare aspettiamo da tutti i dirigenti, no, forse è il caso di spiegarci. No, quei profili sono praticamente identici, la differenza è solo nell'upload. Cioè se io ho bisogno di mandare in su, cioè come per esempio qui, sulla prima antenna sopra è il profilo, quello base, quindi 1280-256, quella con cui stavo navigando prima. Quella sotto invece è il profilo pro, perché devo mandare streaming. Sto mandando in diretta questa per cui devo sparare, non mi bastano 256 per mandarlo a pieno schermo. Però è solo questo un motivo. Non è che tutti quanti voi vorrete fare streaming. Ecco, sì, se uno deve, per esempio, gestendo un blog, quindi deve fare molti upload, anche magari di filmati, di cose. Ma per inviare, per ricevere, devi inviare quello da 19 come quello da 29? Sì, sì. Per ricevere. Ma fagli spendere più soldi, no? Però, dal punto di vista tecnico, funzionalità classica, diciamo, soprattutto per la casalinga, quella base è ultra sufficiente. Ma se uno ha necessità o esigenze particolari, è chiaro. O un'azienda. Comunque dal punto di vista tecnico noi ci mettiamo un minuto a passarvi da un profilo all'altro. Per cui è solo un problema economico. Il profilo, quello da 95 euro. Puntate su quello. Pensate. Poi ce lo può dare solo perché? Quello sono per le aziende. Comunque sappiate. Quello da 19 era 29. Cioè quello da 19 in pratica è stato studiato. Apposta per i privati, per andare incontro al privato, che giustamente la famiglia può. L'azienda 29 euro fa ridere. Spendere anche un euro al giorno, l'azienda che. Però quello per le famiglie 19 va bene. No, la gente deve scaricare, altri farmi devo la famiglia può essere un po' più. Vincenzo che sta chiamando la polizia. I cartoni devo scaricare. Voi sapete tutti, state sapendo i giornali. Sì, i debiti. Di fatto, se seguite dei giornali, in questo momento di profonda crisi vanno i prodotti più cari. Si vende tutto quello che è marcato. Ci sta il 20% di ricchi, 80% di poveri. No, spiega bene le, anche se l'hai già fatto. Vediamo un po' di arrivare tanto avremo modo a una sintesi. Allora, questo, vabbè, quindi come forse non vi ho detto l'ultima cosa, che per quanto riguarda il VoIP, sempre solo per i privati, abbiamo previsto due soluzioni. Adesso non so se può tornare indietro. Posso farcela. Due soluzioni, che una è, come si dice, flat anche nei confronti del telefono, per quanto riguarda le telefonate da fisso a fisso, con 6 euro al mese, più IVA, potete fare tutte le telefonate che volete, da fisso a fisso. Anche questo, come vedete, solo per utenze private, mai per le aziende. Non lo so se un giorno faremo una cifra per le aziende, ma non sarà sicuramente 6 euro. Oppure c'è scritto zero, perché può uno non scegliere questo tipo di soluzione, di costo, e ricaricarsi e basta. Per quanto riguarda poi le tariffe,
dopo le vedremo un attimo per capire quali possono essere i vantaggi. Io devo dire che tra i due siamo lì, non vi regaliamo niente, non è che noi sappiamo, perché costa poco il VoIP come telefonata, noi sappiamo di starci dentro, non è che siamo pazzi, sappiamo che ci stiamo dentro, perché sappiamo che quando vedremo le tariffe, la tariffa è 1,7 centesimi al minuto la telefonata da fisso a fisso, quindi non è tanto, fare 6 euro se ne vuole. Quindi, io per 10 euro di scambi ci faccio un anno, non so. Male. Fa morire che l'azienda, insomma. Ma tu per 10 euro dove ti vengo? Nessuna parte. Ma tu mi dai una sola. Ma c'è una grandissima scuola. Faccio la videoconferenza da solo. La telecamera, un po' su di voi, ci manca. Proprio facciamo la foto e ce lo mettiamo ogni volta che parla. Allora, adesso vi facciamo vedere un momento. Beh, a questo punto noi togliamo, togliamo in come si monta tutto quanto. Allora, ovviamente quello che ci abbiamo appena, centrale nucleare, non è quello che dovete avere a casa. Allora, questo diceva la scatola, come dicevamo prima, è la scatola che vi arriva con il cavo di rete. Sono 10 metri di cavo per esterni, perché ovviamente questo apparecchio, allora, stiamo parlando di questo, del cavo che in qualche modo andrà collegato questa struttura, che adesso vi farò vedere. Allora, questo ovviamente è leggerissimo, quindi lo potete attaccare su qualsiasi paletto, sullo flantenna direttamente, oppure un palettetto che mettete voi. Sono le fascette addirittura per fissarlo, perché proprio a livello di vento non gli fa assolutamente nulla. Ma per un condominio basta uno? No, questo c'è uno. Lasciamo per i condomini, poi si cominciamo a litigare nel qui c'è il cavetto. Allora, l'obiettivo di questo cavo è di intercettare una presa di corrente, per questo è di 10 metri, però potrebbe essere benissimo di 20, 30, di 40, 50, perché è un cavo Ethernet. Fino a, 60, fino a 100 metri, 80, 80 metri. È un TP quello che ho visto, un FTP, un TP. Un sì. TP. È normale Ethernet. RG45 TP. E anche incrociato. No, anche lì stiamo parlando assolutamente di... Come vedete, con questo unico cavo, adesso qui sembra che ce ne siano due, perché sono due apparati differenti, l'altro non lo guardate per niente, solo per fare scena. Qui portate sia la corrente, che è... risponde sia la corrente che i dati, cioè tutto viaggia qui, dati e corrente. Quindi con un unico filo serviranno sia per vedere immagini sui PC sia per sentire le telefonate. Il cavo è un normalissimo cavo di rete, però si riesce a portarci sopra sia la corrente elettrica per alimentarlo, perché giustamente pure lui vuole un po' mangiare di corrente, e sia i dati che poi vengono trasferiti da e per il vostro PC. Quindi ovviamente l'altro capo dei 10 metri, che sta ovviamente invece dentro casa, non lo potete attaccare direttamente al PC perché non gli potete dare l'alimentazione. Quindi viene fornito anche questo cosetto qui, che si chiama Power Over Ethernet Injector. Dovrebbe essere questo. Che sostanzialmente ha un forellino per l'alimentatore. Quindi non è l'alimentatore. Lo mettete dentro casa. Questo è un normale alimentatore 9-12 volts, però viene fornito. Dopodiché ha due altri ingressi di rete. Su uno c'è scritto LAN e lo andate ad attaccare al vostro PC. L'altro c'è scritto POE, che è quindi alimentato, e va attaccato all'antenna. Quindi questo qui non fa altro che prendere i dati dal vostro PC, aggiungergli la corrente e farlo uscire su questo cavo nero. Quindi questo cavo nero c'ha corrente più dati, invece da questo foro in poi c'è il PC. Allora, per cercare di capire, fate finta che questo è il PC, adesso qui abbiamo messo uno switch, questo cavo è l'altro cavo che non vi viene dato perché noi non sappiamo, lo sapete voi, quanti metri occorre per arrivare al vostro PC, magari occorre un metro perché volete mettere un access point, quindi non vi interessa arrivare al PC, magari invece avete un appartamento cablato, quindi...
potete chiaramente e dovete decidere voi poi quanti metri vi serviranno. Ripeto, stiamo parlando di cavi che si trovano ovunque, si vendono da tutte le parti, quindi non stiamo parlando di cose trovate. Qui abbiamo messo come disegno uno switch, perché? Perché abbiamo supposto che non vogliamo entrare direttamente su un PC, ma su un diramatore, su un qualche cosa che per qualche ragione abbiamo bisogno di mettere in voi, quindi mettere quell'apparato, mettere due PC. Allora, una volta che questo anche non è attaccato ad un computer o uno switch, però è alimentato, ovviamente l'antenna si accende. Per regolarlo ci sono dei LED qui sopra, per puntarlo verso l'antenna, diciamo, di distribuzione. Il primo LED è semplicemente il power, quindi il fatto che è alimentato. Il secondo di solito in questa situazione è spento, perché è invece il traffico dati, se ancora non avete attaccato il PC o lo switch, è spento. Gli altri sono quattro LED che indicano la potenza del segnale. Come vedete lì, per esempio, su quello lì che è acceso, c'è un LED rosso, come si dice, e un altro giallo che lampeggia. Quello praticamente sta dicendo che ci sono due tacche di segnale che vanno già più che bene. Ovviamente stiamo all'interno, se quello apriamo la finestra diventano quattro di colpo, perché ovviamente stiamo qua dentro, il vetro scherma là il segnale. Allora, quindi, facciamo finta che arriva questa antenna a casa, che succede? Non è che uno deve chiamare l'ingegnere. La prima cosa che deve fare, fine di ingegnerizzare casa con buche e contro buche, è andare fuori. Dici, dov'è l'antenna emittente? A 4 km su un campanile. La vedo, non la vedo, ma so che è là. Metto così, la fisso un attimo, gli do corrente e guardo le tacche. Una tacca. Mi spiace, non si può fare niente. Perché? Ci dà tutto, perché tra il match, quell'antenna, c'è una casa, ci sono degli alberi, qualcuno che ha detto, prima andava bene, ma non va bene più, perché mi sono cresciuti tutti gli alberi. Ok. Successo. Alberi bassi. Era d'inverno, senza foglie. Le migrazioni erano altre, insomma. No, capito, ma non erano i suoi, erano dell'altro. È chiaro, quindi deve essere per forza vista. Quindi non c'è bisogno di proprio vedere l'antenna, ma so che è là. Bene, se è là, metto così, aspetto, vedo le tacche. Quando vedo che le tacche finalmente sono apparse, vuol dire che c'è segnale. Allora ingegnerizzo tutta casa, faccio i buchi, faccio passare, no, non faccio niente, prendo tutto e lo restituisco alla mix. Non ho dato anticipo, questo è chiarissimo, già un errore commercialmente, vero? Chi è nel commercio sa che senza l'anticipo non si fa niente. Non ho dato anticipo, noi non abbiamo mai chiesto anticipo, mandiamo la merce, programmate tutto, diciamo, avete 15 giorni per vedere se funziona, se no restituisco, altrimenti pagate. Ma dove trovate il così? Tenete conto della cosa. La legge 17 giorni. Tenete conto di una cosa, magari chi ha fatto il puntamento della parabola può pensare, questo veramente si punta così, non c'è bisogno di un puntamento preciso. Lo si mette così, più o meno in quella direzione, e vede le tacche. Poi magari quando va sul palo, magari cerca di beccare una tacchina in più, una tacchina in meno, ma non è niente di che. E stiamo parlando di distanze di 4 km invece di. Siccome io ho già un cavo Ethernet che mi esce fuori, perché prima avevo il ruzzo. È dritto? Eh? È il ruzzo? Sì, fa è dritto. No? Sì, il cavo è lo stesso, il cavo è lo stesso. Non ha mai cavolato, secondo me stavano. No, pure lì. Sì, ruzzo retinetto, RRN. Probabilmente è un normale cavo dritto, ma bene. Ho dovuto tagliare il cavo perché hanno mi vogliono il connettore indietro. C'era lo connettore del sapete. Hanno ragione, così impari. Questa domani è blog. Questa domani è da blog, perché mai sentito. Qui non c'è il tappeto, se avete visto, no? Sì, non c'è. Non c'è. Questa antenna non c'è il tappeto, l'ha visto? Ecco, guardi, già con questo ha fatto un salto di qualità, non avrà questo problema di tagliare il filo. Però adesso devo comunque rifare la testa. Ecco, guardi, come vede qui non c'è il tappeto. Se posso succedere.
c'è sta questa che scriva questo non c'è più di certo, in quel caso devo tagliare il filo. Meno male che non gli hanno richiesto indietro il filo, plug di rete. Vabbè, allora, dall'altro lato, quindi l'antenna è fatta, l'abbiamo messa sopra il tetto, funziona, si accende il led. L'altro lato va attaccato. Se abbiamo solo un PC è facile, perché lo attacchiamo al PC e stiamo a posto. Come per esempio il caso del PC qua sotto che sta mandando in diretta questo evento. Quel cavo, questo qua. Anche se l'apparato è differente, ma come fa in scena, internamente sono gli stessi. Questo cavo va direttamente dentro la porta del PC, dentro la porta Ethernet del PC. Quindi muore lì. Nel caso io invece ho più PC, oppure voglio avere il wireless, quello del portatile, dentro casa, siccome ho bisogno di uno switch, che in questo caso io penso, ma ce ne sono tantissimi, sono a 20 euro. Questo qui. Quindi il cavo dell'antenna lo faccio arrivare dentro allo switch. Ed eccolo qua. Questo è l'alimentatore che in questo momento sta alimentando l'antenna sopra. Questo è il cavo che arriva da fuori, sostanzialmente. L'uscita la metto nello switch. A questo punto qui, in questo switch, ci posso attaccare 7 apparati, perché uno è già occupato all'altro porto, ci sono switch di altri pure più grandi. Cosa ci ho attaccato? Ci ho attaccato, in questo caso l'ATA, cioè l'adattatore del VoIP, e ci ho attaccato anche un access point, questo non c'ha l'antenna ma ce l'ha dentro, un access point che fa navigare il mio portatile che non ha il cavo di rete, cioè ce l'ha ma non lo sto usando in questo momento. In wifi? In questo caso nel wireless classico. Quindi diciamo questa è la situazione più... Se poi ho un PC invece fisso da attaccare, comunque lo attacco sempre con il cavo di rete allo switch. C'è un PC fisso, un PC fisso? Tutti e due. Fin quando questo qua ovviamente supporta fino a 7 dispositivi fissi. Sapete, si vendono ovunque. Se c'è bisogno di più ci sono anche a 6. Oppure può essere a cascata, cioè questo ce ne possono attaccare questi. Quindi non necessito di un router. Il router è quello lì. Siamo già noi il router. Quello lì, quell'antennina, questa qui in realtà, ovviamente qui dentro. Avete voi con le antennine già questo? Sì, quello c'è. Senza antenne, ma non ce l'avete con le antennine? Sì, sì, volendo. Sì, sì, questo è il modello che è l'ultimo. Cioè, quando impropriamente io dico che questa è un'antenna, in realtà non è un'antenna, perché l'antenna è un dispositivo passivo, non c'ha bisogno di corrente. L'antenna, se questo c'ha bisogno di corrente perché dentro c'è pure una circuiteria che è la parte del router. Questo fa sia antenna sia router. Allora, quelli che di solito trovate voi non sono router access point, ma sono access point. Questo in realtà è un router access point, cioè questo qui noi lo usiamo come router, che è una porta Ethernet, però funziona benissimo lo stesso. Quindi sì. Capito? Sì, sì. Mario non ancora la Tenete conto un'altra cosa, che per esempio, adesso ritorniamo per esempio al discorso di Emule. Emule, per chi lo usa, sa che è importante avere l'ID alto, perché altrimenti si scarica poco. Per avere, vabbè, allora non è per Emule ma per altro, se volete mettere un vostro server dentro casa, c'è bisogno, siccome l'IP, l'unico apparato accessibile da internet è questo signore qui, non il vostro portatile che naviga, o il vostro PC che naviga per interposta persona, c'è bisogno di fare quello che si chiama port forwarding, cioè bisogna rigirare delle porte da questo signore a quello dentro. Per fare per le porte, insomma, noi di questi apparati, che nonostante che sono incomodato d'uso, quindi non sono comunque nostri, vi diamo le password per accederci. Quindi per chi è abbastanza esperto e c'ha bisogno di avere il D alto su Emule, entra qui dentro, port forward alle porte, trova il manuale dove vuole. Dottor, una domanda. Sì, cosa che facciamo? Oppure ci sono stati pure dei casi in cui qualcuno ha telefonato e l'abbiamo fatto noi da remoto, perché comunque noi l'unica cosa che chiediamo ovviamente è di non cambiare la password di amministrazione, perché se no poi se ci chiedete aiuto. Una domanda soltanto, la tendenza europea e mondiale, noi facciamo questi lavoretti qua, mettiamo tantenne e ci adeguiamo a questi 5 giga al vostro sistema, che è la prima volta che lo sento stasera. Ma, okay. No, il vostro, il wifi, no, wifi su tutto,
del 5, di tutti gli stati. No, il primo computer dell'azienda lo fa. Ah, pure Ruzzorete, 5 giga. 84 quando lei è aperto. Quando è appestato, io sono nella volta. Io volevo parlare di WiMAX. Che succede? Esatto, che succede? Prospettiva. Allora, WiMAX. Tra 3 mesi dobbiamo usare, siamo obsoleti, insomma. No. Allora, WiMAX. Allora, WiMAX purtroppo per noi italiani non ha nessuna differenza riguardo rispetto a questo soggetto qui, perché sono più o meno le stesse frequenze e hanno gli stessi problemi. Dove è stato normato bene è per esempio negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è stato normato a 1 GHz. Ah, scusate, allora, parlavamo dei WiMAX, chi era attento, e interroghiamo. Tu, Valeri, vieni qua, rispondi, WiMAX. No, la differenza fra la tecnologia 5 e WiMAX in Italia non ha nessuna differenza, nel senso che è stato normato, le frequenze sono più o meno le stesse, le potenze sono identiche, quindi i raggi di copertura sono identici. Si parlava ai tempi WiMAX, copro 50 km, metto un'antenna sulla maiella e copro tutto l'Abruzzo, no. Copro 10 km, le stesse identiche raggi di copertura di questi qua. Non cambia assolutamente nulla, le potenze in gioco sono le stesse, la banda è la stessa, l'unico vantaggio è che ovviamente stai su banda licenziata, ma hai pagato pure 12 milioni di euro, quanto è la banda per avere banda? Per avere la... Quindi per non avere niente. Dove funziona il WiMAX? È negli Stati Uniti, che è stato normato a un GHz. Questo cosa significa? Significa che se io ho un cellulare WiMAX in America, e ho un'antenna su un grattacielo, e mi sposto, e l'antenna mi si copre, io continuo a telefonare, perché a 1 GHz le onde girano. In Italia invece è stato normato a 3 punto, non mi ricordo cosa, quindi come becco il grattacielo che mi copre l'antenna, cade. Eventualmente voi vi aggiornate, no? Se dovesse... Quello è un problema, fisico, nel senso che sopra a 1 GHz... Ma non è che noi ci aggiorniamo, noi ci cerchiamo di rimanere a galla. L'unica speranza che noi italiani abbiamo per un wireless mobile, cioè la possibilità di muovermi con un apparato wireless di rete, non con un cellulare, quindi per svincolarmi, è che quando verranno liberate le frequenze dell'analogico, della TV analogica, quindi quando entreremo nel digitale tutti quanti, quindi mai, sì, vabbè, questo momento se ne può parlare, quelle stanno sul 900-850 MHz, allora lì se ce le dessero a noi e ci permettessero di infrastrutturare su quelle frequenze saremmo a posto. E negli Stati Uniti il bando di gara WiMAX è andato quasi vuoto, il bando di gara dell'analogico è stato vinto per esempio da Google, è stato vinto da AT&T. Sono due più grossi operatori, cioè uno è il più grosso operatore di telefonia e l'altro è il grosso motore di ricerca al mondo. Interroghiamo una casa. Tu. Sì. Spero, io spero solo di aver fatto passare una bella serata, in fondo, no? Almeno vi siete divertiti. Sì. Pericoloso. Dica. Ho visto dove sta l'antenna che avete attaccato. Non ci riesco. Questa una volta che ha beccato il segnale, pioggia, neve, grandine. Sì? Pronto, si va per dire, ma c'è tanta gente che c'è. Se mi cresce l'albero davanti, se mi costruiscono la casa davanti, ma perché? Ripeto, noi per esempio in Maiella quindi se io senti. La casa ce la acquisco. No, non ci lasciare, va bene, grazie. ciao. Scopri altri, io mi posso, la posso dirigere verso l'altro, verso qui.
Tenete conto pure di un'altra cosa, che nel raggio di 50 metri, 100 metri dall'antenna, dovunque la giro, dovunque la metto, prendo. Sì, prendo. Poi un'altra cosa. È una buona domanda, la risposta non la voglio dare a mente. Un cellulare. Un cellulare quando uno chiama. Quanto vuole spendere? L'antenna cellulare è 7 watt, 35 watt. Cellulare, un atto dell'emissione è 1 watt. La differenza è che il cellulare ce l'ho a 10 cm dal cervello, quella lì sta fuori. Per cui, siccome la potenza di questo quadrato delle distanze, faceva più male il contratto voi, quello è un altro discorso. Io sto parlando solo di campo del... No, no, disturbi non ce ne sono, con antenne, no, dico, diciamo, a 3-4 metri dell'antenne, un volto metro